nel sommario anche curiosità come quella degli appassionati che a Roma riportano in vita le gesta delle antiche legioni. Franco Ceccarelli. Hanno formato una legione di soldati romani ed un manipolo di gladiatori. Vogliono farci rivivere la storia di una tra le civiltà più grandi e fiorenti di tutti i tempi. Lo fanno riportando in vita le gesta della Legio Decima, la favorita da Giulio Cesare. Nelle loro manifestazioni, ecco l'accampamento romano, la tenda dell'imperatore e nel gran finale, come in questo evento, la battaglia di Tape tra Romani e Daci, raccontata anche sulla colonna Traiana. Il nostro scopo qual è? Portare le persone, la massa, a intervenire agli eventi, sperando poi di riuscire a incuriosirli con qualche particolare, qualche dettaglio che potrebbe stuzzicare la loro immaginazione e portarli poi a approfondire leggendo un buon libro. Portano la storia dell'impero romano anche nelle scuole e raccontano le gesta delle legioni romane contro i Celti, gli Elvezi, Vercingetorige. Il loro lavoro è fatto in modo serio, documentato con un team di storici, archeologi e studiosi di storia del costume. Ma la loro grande passione sono i combattimenti dei gladiatori. Fanno sognare i ragazzi con la Ludus Magnus, una palestra dove i giovani si possono iscrivere e studiare l'arte del combattimento, vestendo i panni dei dannati dello spettacolo. E chissà che giocando i nostri giovani non riescano anche a migliorare i loro voti a scuola,